Noi vogliamo essere sardi in Sardegna, toscani in Toscana, piemontesi in Piemonte. Ecco, questo progetto ci consente di poter essere quello che vogliamo essere. 376 soci, 589 negozi, 18.000 occupati. Sono i numeri di Conad Nord-Ovest, che soltanto in Toscana conta 191 punti vendita, 113 soci imprenditori, 6.200 lavoratori. E adesso presenta i nostri ori, una linea di prodotti frutto dell'impegno per la valorizzazione delle piccole imprese locali e delle tipicità del territorio. La presentazione presso la Presidenza della Regione Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di poter far sì che anche piccoli produttori, uniti attraverso i nostri consorzi regionali, possano poter presentare le loro eccellenze e proporre all'interno dei nostri supermercati. Salumi e latticini, di ortofrutta, produttori che se fossero tenuti in considerazione singolarmente non avrebbero la capacità di poter entrare dentro le catene di supermercati, anche perché sotto un'insegna c'è l'obbligo della certificazione della filiera produttiva. Noi li mettiamo a disposizione i nostri strumenti proprio per certificare queste filiere. I consorzi ORI, organizzazioni di produttori ortofrutticoli regionali sostenuti da Conard Nord-Ovest, sono in tutto 7, per un totale di 152 fornitori, di cui 46 toscani. I nostri soci sono l'elemento fondamentale per andare alla scoperta di questi prodotti, migliaia di prodotti che noi abbiamo, per poi farli passare attraverso una selezione di eccellenza, che sono le regole che noi ci siamo posti, per poi proporlo ai nostri consumatori, ai nostri clienti. La grande distribuzione che Conad ha sviluppato, ispirato nel corso del tempo, porta oggi ad avere una rete che ha questa caratteristica, gli ori di qualità, in qualche modo gli ori di Toscana, ovvero quei prodotti che attraverso una logica di filiera corta possono offrire qualità e possibilità di uno stile di vita attraverso il cibo che si presenta come al più alto livello. Quindi questo progetto è in realtà un progetto di economia circolare che prende dal territorio e lo distribuisce sul territorio.